È ancora ricoverata, ma è fortunatamente fuori pericolo. La quindicenne finita in ospedale a Roma sabato notte in coma etilico. È successo a meno di 24 ore dall'entrata in vigore della norma anti-alcol. Chiara Lico. È cosciente e vigile e riprenderà la sua vita di sempre, la quindicenne che da sabato sera è ricoverata al Bambino Gesù di Roma, dove era arrivata in coma etilico. Già da oggi è stata trasferita dalla terapia intensiva a un reparto di degenza e tra qualche giorno uscirà dall'ospedale. A portarla quasi alla morte è stato un eccesso di alcol buttato giù durante un sabato di movida, cominciato all'ora di cena e proseguito per 2 ore, fino a quando, esausta, si è accasciata a terra. È stata aiutata da passanti e poliziotti, allertati dal capannello di gente che si era radunata a Campo dei Fiori. Succede tutto in poco tempo e niente risulta casuale. A meno di 24 ore dall'entrata in vigore della legge comunale che doveva ridurre i rischi dell'alcol e vietarne l'uso in strada dopo le 23. Una norma fortemente voluta dal sindaco Gianni Alemanno e si torna a parlare di sicurezza nella capitale. Ma la ragazzina si è ubriacata comunque entro l'orario limite previsto dal provvedimento, che comunque resterà in vigore fino al 30 giugno. Restano le polemiche su chi ha fornito l'alcol a questa minorenne e se lo ha fatto consapevolmente o no. E poi ci si chiede perché a 15 anni, secondo il racconto delle amiche, una giovane maltratti così il proprio fisico, tenuto anche conto che per gli esperti sono più di 2 milioni i ragazzi che hanno problemi di fegato per eccesso di alcol.